sì, lui è molto dolce, lui è molto dolce, molto intelligente, grande maestro, grande musicista. Io lavoravo con lui. Questo era non il lavoro, questo era rapporti di amici. Queste amicizie più profonde, diciamo, con Andrei Tarkovsky o con Serkin o con Gigi Nono, sempre state delle grandi amicizie anche a distanza, ci si vedeva ogni tanto e non c'era bisogno di tante parole, ci si intendeva appunto anche con i silenzi, anche con una ricerca sempre di vie nuove. Tarkovsky ho visto tutti i film, però mi era rimasto molto impresso Andrei Rublev, quando avevo dovuto realizzare poi il Boris Godunov a Londra, ho pensato, cerchiamo di farlo con Tarkovsky. Sarà una grande giornata domani. E l'idea della grande campana era stata portata anche nel Boris. Perché ci sono queste campane sia nella incoronazione sia alla morte. Era commovente. Era paura che probabilmente troppo. Hai capito cosa vuol dire? Molto dolce. Parlando con Wernicke, ho parlato sempre della campana, di questa campana, ed era bellissima poiché Wernicke ha trasportato questo discorso nel fatto del popolo che corre in scena e a un certo punto ritorna portando su una piattaforma la campana che poi viene issata e viene alzata, e su questa stessa piattaforma che viene sorretta dal popolo sale lo zar, come dire il popolo che mi sostiene, oppure io che opprimo il popolo, e poi c'è tutta la vestizione dello zar sopra questa piattaforma.